Ho deciso di viaggiare in Europa alla ricerca dei peggiori hotel e ristoranti che le capitali europee hanno da offrire. E per il primo episodio ho deciso ovviamente di iniziare dalla capitale più sporca di tutta Europa. Napoli! No, ovviamente sto scherzando ragazzi, lo sanno tutti, Napoli non è una capitale. Ho scelto come prima tappa Parigi, dove le persone mangiano le lumache e non si lavano il buco del culo. Ma per questa avventura non sarò da solo, ho deciso di farmi accompagnare dal peggior food vlogger d'Italia. E dopo aver caricato i beni di prima necessità, io, Pratt ed il nostro carissimo cameraman siamo partiti alla volta della capitale dei croissants. L'hotel che abbiamo scelto si trova in centro a Parigi, di fianco al fiume Senna e a pochi passi dalla stazione. Ma la posizione basterà a giustificarne il prezzo? No raga, perché abbiamo speso quasi 400 euro per una singola notte per tre persone, più i taxi, più i treni, più gli aerei, più il ristorante peggiore di Parigi che trovate sul canale di Pratt. Quindi vi chiedo per favore di esprimere il vostro apprezzamento al video con un like, un commento, un'iscrizione, così almeno per il prossimo video, tac, arriva lo sponsor, capito? E gli interessi, pen, si impennano. Arriviamo all'aeroporto e tra una preghiera e l'altra che l'aereo non si schiantasse contro un edificio, il pilota ci grazia con un atterraggio morbido quanto la carezza di una fata. E per esprimere la nostra gratitudine, decidiamo dunque di performare il classico rito italiano dei complimenti. E per decretare quale fosse l'hotel peggiore di tutta Parigi, abbiamo utilizzato Booking e Google Review. E con un meraviglioso punteggio di 1,9 su Google e 3 su Booking, premio monnezza per il peggior hotel di Parigi lo vince il Modern's Hotel. Una delle cose che ci ha colpito del Modern's Hotel è che al contrario di altri hotel brutti di Parigi, non contava 10, non contava 100, ma contava oltre 1200 recensioni su Booking. Ed erano una peggio dell'altra. Là ragazzi, c'è l'hotel peggiore di Parigi, 1,9 stelle su 5 su Google Review. Ah, intanto ci sono persone che stanno veramente entrando in questo hotel oltre a noi, quindi non saremo gli unici a essere scammati. Abbiamo visto su Booking che sono delle foto che non rappresentano proprio la realtà. Foto di Booking e le foto su Google Review sono totalmente diverse, quindi ci aspettiamo di essere veramente truffati una volta dentro. Guarda, lì ci stanno dei materassi, qui se ti giri un po' a sinistra, c'è materazzi. Hai visto? Hanno appena scoperto che non c'è l'ascensore. Quattro piani senza ascensore. Possiamo andare? Forse. Hello? Ciao. Yes. Quella è bella sedia per il gaming. Sono molto arrabbiati perché non c'è l'ascensore. Insomma, sono arrivati. Mi manca 3 euro di taxe di séjour a pagare. 1 euro, 1 euro, 1 euro. Sorry. La chambre è réglée, il manque juste des taxes de séjour à régler, 3 euros en carte bleue. Ah, 3 euro per la tassa di soggiorno. Ok, euro, yes. Bello però, Pamperclass, questo è un altro punto a favore. Cioè in inglese era più comodo però. 44, per one people. Eh sì. 4 floor, ok? Mm-hmm. Ok. Thank you. Eh sì. Le sale sono qualcosa di terrificante. Io vorrei che casca con lui. Ciao, Nando. Il peggiore! Ma dove ci sta la bambina a 3 anni? Ti prego, guarda che rimano qua. È un ventino. Ma qua c'è una porta. Prego. Non si sa bene cosa è. Un metro quadro e mezzo. Non lo so. Sei un po' incollata, potremmo dire. Ma che fermi tutti? Oddio! Oh! Ma che stai dicendo? Ma che è? Allora, siamo entrati in stanza, abbiamo un attimo fatto il cambio cam, non sappiamo da che parte iniziare per commentare questa roba. Prima cosa che abbiamo notato subito sono le federe carbonizzate, probabilmente. Con i capelli dentro, guarda che roba. Ho appoggiato una mano ridendo prima, gli asciugamani sono bagnati. Sono ancora umidi di lavatrice. A meno sono profumati, dai, però sì, sono bagnati. E l'altra cosa, questo comodino è molto carino. Il comodino l'hanno rotto e l'hanno riparato con lo scotch. Però si sono impegnati. Il buono e be... Ah, perso un pezzo. Che scatano idee. Facciamo finta di niente, dicevamo.
Ed ecco voi la vista del Moders Hotel. Quarto piano. Mamma mia, ragazzi. Sembra il muro di Berlino. Ma che cazzo? Ma chi l'ha cagato qui? Scusate. Vedete, nel caso in cui non dovessero funzionare gli interruttori, puoi sempre staccare l'elettricità direttamente dal quadro elettrico. Qua uno ha mangiato una Marlene, ha attaccato il bollino da 20 anni e l'hanno lasciato qua. Siamo arrivati al momento di mostrare il bagno. Non adatto ai deboli di cuore. No, ma è sporca di merda. No, ti prego. No, no, è tutto bagnato. Ma è tutto bagnato. L'ho privata, spaccato, no. Messo al lato. Guarda che bello. Un attimo là. Cioè, perché non capisco, perché siamo, è moderno e cioè il tasto. Stiamo un attimo al piatto della doccia. Guardate i colori. Guardate i colori del piatto doccia, ragazzi. Guardi un attimo se il secchio è pulito, l'hanno svuotato. No, bravi! Bravi! Manco quello, bene! Il filtro dell'aria, guarda che schifo! Ma funziona almeno? Io non lo sento andare. Si è arreso. Da anni ormai. Detto proprio. E dopo la nostra stanza abbiamo anche la camera singola e la nostra cameraman, che mi sembra giusto a vedere anche questa. Non l'abbiamo ancora vista, speriamo sia più brutta della nostra. Ciao, Blappe, li vogliamo bene. Non è una buona partenza. Si è nervosito Riccardo. Sta male però. Madonna, senti. Ragazzi, c'è un buco qua sotto, sono sprofondato. E la nostra era una stanza, ma la sua è una cella, guarda che roba. Cioè, questa è la doccia. Oh, è lui! È lui! Bagno goniometro, eccolo, il lavandino! Che bello che è, aspetta. Guarda che bello. Non so se vi rendete conto della grandezza di questo lavandino. Rende l'idea? È grande come la mia mano. Oltre ad essere sporchissimo. Guarda, guarda. Che bello averlo visto su Google e ora dal vivo. Madonna, la porta! Madonna! Aspetta. Questa è la condizione della porta del bagno. Provo a chiuderla. Io non vi assicuro che si chiuda. Aspetta. Non penso si chiuderà la porta. L'acqua ha marcito tutto, il pavimento, il muro, quindi adesso è tutto pericolante qua. Un altro dettaglio da far vedere. L'hai visto? Ma che bello è. Guarda quanto è sporco. Si nota che c'è qualcosa che non va nel pavimento qui. Oltre ad esserci una sporcizia che io non penso si riesca a mostrare in cam. Cioè, voi non potete capire quanto sia sporco. Il pavimento è completamente distrutto, ragazzi. È bellissimo, ci puoi giocare la notte. Sei un fortunello, Clappo. Guarda, l'ho toccata, guarda. Che schifo. Guardate cosa c'è qua sopra, ragazzi. Capite il livello? Devo capire cosa c'è sotto al letto. Questo è il tuo cuscino stanotte, Clappo. C'è la federa, quindi non ti preoccupare. Però ci ha dovuto un omicidio sopra. L'acqua pure qua è andata, guarda. Sicuro che sia acqua, a me non sembra acqua quella. Le famose balie parigine, guarda che roba. Questa quella piace. Ah, bellissima, guarda che bello. Sono due finestre, poi c'è un tronco di legno. 8:01 p.m. Ragazzi, siamo appena tornati in hotel. La cosa che abbiamo fatto è stato chiedere alla reception, questa volta c'era un uomo, forse il marito di quella che ci ha accolto. Sulla colazione sembrava simpatico, all'inizio sembrava accogliente. Poi gli abbiamo chiesto la colazione e a quel punto lì siamo un po' incattivito. Perché abbiamo visto su un foglio appeso nella camera del cameraman che con 8 euro si può avere la colazione, ma c'è scritto breakfast 8 euro. Gli abbiamo chiesto, il signore ci ha chiesto in che camera fossimo, poi ci ha detto no. Quindi niente colazione. Niente colazione. Volevamo fare anche la parte della colazione, chiaramente non possiamo farlo. Chissà, e quindi dato. Forse è meglio così. Però io ho sentito che Rick voleva farsi la doccia. Ci provo. Sudore o malattie? E come sarà? Anzi, posso dire una cosa. In questa doccia, forse con l'infradito che ho portato, me la faccio volentieri. Perché alla fine il problema è il piatto doccia che è una merda. Ah, aspetta, fai vedere anche sta parte. Dal mio letto c'è questa vetrata che dà quella, come si dice? Questa sensazione di vedo non vedo, un po' erotico, no? Quando siete con la vostra fidanzata che l'ha portata in questo hotel, vi lascia. Però se riuscite a non farvi lasciare prima della doccia, avete svoltato, perché esatto. Per la relazione è interessante, capito? Cioè, quel non so che erotico che me ne sta morendo. Da qua cosa mi riprendete? Riprendiamo. E prima di andare a letto, come ultima cosa, direi test del wifi doveroso, perché mentre eravamo in reception abbiamo visto che c'era questo papiro in cui ci diceva di aprire il sito, autenticare tramite Facebook, roba del genere, per il wifi, ma a quanto pare, detta di Pratt, basta
cliccare, connettersi. Era in linea, no? Cioè, Facebook pensavamo fosse una cosa brutta. Invece il wifi non devi mettere manco il numero di stanza, nulla. Clicchi e lo rubi dalla strada, c'ha manco la password. L'ultimo piano con una, due tacche al massimo, 70 in download. Che è successo? Non lo so. Loro c'hanno ste cose comunque, c'hanno i cadaveri per terra e poi le luci super fighe con la presa USB. E la luce touch del bagno. Il wifi. È un roller coaster di emozioni questo hotel. Ragazzi, noi adesso andremo a letto, ci laviamo, ci prepariamo, cerchiamo di non prendere malattie. Magari facciamo anche la cacca, così per lasciare dei ricordi del nostro DNA agli ospiti successivi. Buttiamo qualcosa in una spazzatura che non è buttare, ma è preservare per chi verrà dopo di noi. E ci becchiamo domani con le conclusioni. Day 2. Ragazzi, siamo sopravvissuti alla notte, anche se non è stata delle migliori, neanche delle peggiori devo dire, però forse il bangladino che ha iniziato a urlare verso mezzanotte fino a 1:30 non ha aiutato. L'unica cosa bruttina per me è stata che andare a dormire, io ho Brawl Stars e Duolingo, connesso al wifi rischiando i miei dati bancari perché questo video non è sponsorizzato. Se solo ci fosse uno strumento per proteggere i dati all'estero, mannaggia, magari nel prossimo video ne vedremo uno. Ultima critica, se posso, a questi materassi, che il piumino è un po' pesante per metà settembre, nel senso, faceva un po' freschino, te lo mettevi, poi sentì che faceva caldissimo, te lo toglievi, e avanti e indietro così tutto il tempo, finché non ho notato, c'era un buco, no, nel piumino, come possiamo ben vedere, esce il piumino che è un po' bello ammuffito, nero, cioè guarda, questo non ha mai visto una lavatrice in tutta la sua vita. Quindi niente, meglio nasconderle queste cose, meglio che la gente non sappia, che non le veda. Ecco qua, visto, non c'è più niente. Pulitissimo il letto. Non so chi sia, ma benedetto sia l'inventore delle lenzuola perché ha salvato l'umanità. Mamma mia, chissà di che sostanza si tratta. Non so se essere contento o deluso, perché nel mio materasso c'è soltanto questa macchietta qua. Ho controllato, non mi sembra ci sia altro. Quindi, devo dire, quello di Pratt è messo peggio. Questa va fatta vedere. Ci hanno versato del vino qua, probabilmente è cascata una dammigiana di vino sopra sul materasso. Non so come commentarlo. Come ti senti aver dormito in questo letto? Mi piaceva perché mentre dormivo non mi ero accorto di nulla. Vorrei tornare a quella sensazione. Pensa se l'avessi scoperto ieri sera, come avresti dormito stanotte? Tipo, finché non sai che il tuo migliore amico c'ha una stanza con delle prigioni nascoste in cantina, rimane il tuo migliore amico. Oltretutto, in questo bagno, come potete ben vedere, avete una quantità limitata di volte in cui potete lavarvi le mani, perché le bustine sono queste e quando finiscono non ci si lava più le mani. Adesso ci prepariamo, raccattiamo le nostre cose, controlliamo che non ci abbia rubato nulla. Poi ci vediamo con le conclusioni e daremo anche un nostro personale voto a questa esperienza. Sei d'accordo? Voglio uscire da qui. Ragazzi, la nostra avventura al Modern Hotel finisce qui. Anche il cielo è triste, come potete vedere, che ce ne andiamo. Ma lui ha dormito meglio di noi. Abbiamo deciso di valutare quattro aspetti fondamentali di questa esperienza, a partire dal servizio. Quanto gli diamo a questo servizio? Il servizio riguarda tutto. Da 1 a 5. Il servizio riguarda come ci hanno accolto, lo staff che vabbè non è che ci abbiamo comunicato proprio tanto, cioè all'inizio ci ha parlato in francese e non capivamo. Poi cosa ci ha detto che... bagno, tutte ste cose. Esatto, non proprio il massimo. Io gli do 2,5 su 5. No, è tot, no. Troppo. Ma 2 su 5 siamo generosi perché ci serviva per fare il video. Oltre a quello ci hanno detto che non potevamo avere la colazione, nonostante ci fosse scritto che a 8 euro potevi prendere la colazione. E per finire gli asciugamani bagnati. Ma scusate, ma uno deve portarsi proprio asciugamani da casa per potersi asciugare? Inaccettabile. Secondo punto, pulizia, ma la dico solo se Rick mi fa di nuovo. Inaccettabile. È inaccettabile. Pensa se il clap dovesse dare i voti a questo video. Pulizia, dovremmo scindere la nostra stanza da quella del cameraman, ragazzi. Diventerebbe polizia, perché dai, io pulizia, considerando veramente lo stato. Non dobbiamo considerare il bagno, ma lo stato impietoso dei materassi. Il materasso c'è uno schifo, il pavimento era sporco. Aprivo una finestra, cadeva la merda sul letto. Sempre 2 su 5. E non andiamo sotto perché effettivamente. Io dico 1,5, perché uno può darlo soltanto il cameraman. Uno era proprio la stanza del club. Terzo punto, prezzo. Vabbè dai, facciamo 2,5. No, ma perché lo fai? 2,5 solo perché tutti gli altri hotel costavano di più. Ah vabbè, rispetto al centro a Parigi. È comunque l'hotel meno costoso, il che è tutto dire. E punto finale, l'abbiamo tenuto alla fine, voto al bagno. Tra lo 0 e 1? Sì, no davvero, il nostro era 1, ma come al solito. 0,2 per il nostro cameraman, era inaccettabile il bagno, sporco di merda, con la tavoletta scassata, la doccia che perdeva, infatti stanotte, sembra click,
clic clic perché piovevano dalla doccia e non c'era lo spazzolone. Forse è per questo che era sporco di merda. Che gli vuoi dire al bagno? La meno doccia. Di zero. Meno di zero meriterebbe. Invece quello del clap non era neanche un bagno, era veramente. Neanche un bagno. Il lavandino era grande quanto la nostra mano. Bisognerebbe valutare anche tipo condizione strutturale della sua stanza. Tipo voto a parte. Stabilità strutturale, meno 10. Prossimo alle ruspe. Conclusione, ragazzi, non andate al Modern Hotel. Io gli do 1,7 stelle su 5. È inaccettabile, gli abbassa pure la media del suo prezioso 1,9. Forse pure un po' meno, 1,5, così per essere attenti, dettagliati. Non andateci se ci tenete alla vostra salute e soprattutto al vostro riposo. Ci becchiamo al prossimo episodio. Andiamo a dormire davvero, mo.